Ti è mai capitato di fidanzarti con una ragazza e, subito dopo, avere diverse occasioni tra le mani? Ti è mai capitato di essere single e non vedere neanche l'ombra di una ragazza attorno a te? Sembra incredibile, ma non sono casualità. Hanno un'interpretazione e un significato. Lo stesso vale sui social. In questi giorni, Facebook mi propone continuamente le foto di 8-10 anni fa. Insomma, si vede che ero nettamente più giovane. Tuttavia, su Facebook non battevo chiodo. Mi ricordo però che alla voce situazione sentimentale avevo impostato single. Poi, negli anni, ho cambiato questa impostazione e, pur essendo relativamente invecchiato, qualche ragazza mi ha addirittura scritto o contattato. Questo mi ha fatto pensare e riflettere. Così mi sono interrogato sul perché di questa inversione di rotta. Io ero sempre lo stesso. La risposta è: se sei single, rimani single. Questo è un accorgimento da tenere in forte considerazione, essenzialmente su Facebook. Quando nella mia situazione sentimentale avevo scritto single, le ragazze con cui entravo in contatto e vedevano questa informazione mi percepivano come una persona in cerca, cioè che aveva bisogno. Quanto può essere intrigante e attraente? Zero! Ora qualcuno penserà: ma se io non metto che sono single, una ragazza che volesse iniziare una conversazione, non lo fa perché magari pensa che, sono fidanzato. Queste sono pippe mentali, cazzate. Quando scrivevo single, mettevo nero su bianco che non avevo nessuna attorno a me. Ora, da un po' di tempo, omettendo questo piccolo ma importante dettaglio, le lascio con il beneficio del dubbio. E il 90% delle volte credono che forse qualcosa combino. Una ragazza è molto più invogliata a scoprire se sono single o fidanzato, piuttosto che avere la matematica certezza leggendolo sul mio profilo. E se vuole scoprirlo, inizierà una conversazione con me su Facebook e me lo chiederà. Se farà questi passi, avrò capito che è interessata.